Un saluto a tutti voi miei cari amici dei social, del canale YouTube Filopodico 65 e della pagina Facebook Aquila Scoop. Chiaramente non si parla di altro, si parla appunto di questo caso della Chiara Ferragni e della Balocco indagati per truffa aggravata, soprattutto per minorata difesa. E poi andremo a capire che cosa significa per minorata difesa. È chiaro che le 13 denunce messe sul tavolo dal Codacons alla fine hanno dato ragione all'associazione per i consumatori, e quindi non solamente si sta indagando sul caso Balocco, e quindi dove sia Alessandra Balocco, amministratore delegato appunto della Balocco stessa, e Chiara Ferragni rischiano sino a 12 anni di carcere. Quindi parliamo di 12 anni di carcere, non stiamo scherzando, si va dai 5 ai 12 anni di carcere, ma se si tratta di truffa aggravata per minorata difesa, si va sui 12 anni di carcere. Ma stanno indagando su tutte le attività di beneficenza che avrebbe fatto in questi ultimi 8 anni, quindi Chiara Ferragni con le varie griff, quindi con i vari brand, con le varie aziende che ad oggi si stanno tirando tutte indietro, perché preoccupate appunto del caso Balocco. Praticamente che cosa è successo? È successo che la Guardia di Finanza si è presentata alla Balocco nel Cuneese, quindi ha preso i documenti, vuole sapere che cosa è successo, quindi è stata già commissionata una multa da 1.400.000 euro dall'antitrust, non solamente, come si diceva all'inizio, le 420.000 euro, ma 1.400.000 euro alla Balocco e 1.400.000 euro alla Ferragni, che è molto confusa in questo periodo, è molto confusa, e si evince soprattutto dai video e da quello che scrive nelle sue storie appunto sui social. Quindi hanno preso tutte le carte, andranno in mano alla procura di Milano, sono 4 le procure, all'inizio è Nizza, adesso ce n'è aggiunta una quinta, sono 5 procure che indagano sul caso Ferragni e sul caso Balocco. Perché stanno indagando quindi d'ufficio la procura di Milano? Perché sta andando d'ufficio? Quindi praticamente ha rinviato a giudizio sia Chiara Ferragni sia la Balocco, appunto per la minorata difesa. Che significa minorata difesa? Molti di voi lo sapranno, eccetera, però io ve lo spiego in parole povere. Praticamente la minorata difesa è quando un'azienda, una influencer, un personaggio noto, eccetera, induce il consumatore nell'errore, nel dolo praticamente. Succede che il Pandoro Balocco, che costa normalmente 3 euro, è stato messo a 9 euro e con quelle 6 euro di differenza sarebbero andate in beneficenza, in particolar modo all'ospedale Santa Margherita di Torino. Quindi comune accordo Balocco e Chiara Ferragni per fare la truffa. Indagati Chiara Ferragni e il Balocco. Tanto per rendervi l'idea un po' più chiara, voi andate sui siti online, quindi, e affittate una casa online. Quindi affittate una casa online al mare. Volete andare al mare. Andate al mare e trovate tutt'altra cosa, non quello che c'era sulle foto. Quella è la truffa. Trovate delle cose che non esistono, una casa magari tutta scombinata, una casa tutta distrutta, o non trovate addirittura la casa stessa. Quella è la truffa. E per questo la procura di Milano indaga d'ufficio. È chiaro che Chiara Ferragni si è messa tra i più importanti avvocati d'Italia, Giuseppe Iannacone e Marcello Bana, e per quanto riguarda il marketing l'agenzia è Community, anche perché come possiamo dire immagine Chiara Ferragni effettivamente ne sta capendo poco in questo ultimo periodo. Praticamente rischiano le stesse condanne che hanno avuto qualche anno fa, diversi anni fa, Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, infatti condannate per truffa aggravata per minorata difesa, quanto vendevano truffe
a delle persone le quali le compravano sicure di aver fatto l'affare eccetera, avevano fatto quindi un patrimonio di più di 63 miliardi delle vecchie lire e quindi poi sono state condannate a 12 anni, poi ne hanno fatti 9 eccetera eccetera. Il problema di Chiara Ferragni è che adesso le 5 procure, non 4 come qualcuno dice, ma sono 5 le procure, adesso con tutte le denunce fatte dal Codacons, che sembrano essere 13, stanno andando a ritroso, stanno vedendo tutte le attività di beneficenza che ha fatto Chiara Ferragni. Prima di andare avanti, ricordo che Alessandra Balocco, amministratore delegato della grande azienda dolciaria, la Balocco, è subentrata al fratello Alberto, morto giovane prematuramente, quindi è lei che è indagata insieme a Chiara Ferragni, quindi Alessandra Balocco. Quindi si sta andando a ritroso, quindi la pubblicità fatta, a questo punto farlocca e falsa sulle uova di Pasqua, e la pubblicità fatta sulla bambola Trudy, sempre fatta con le due sue società, la Fenis, quindi la Fenis o Fenis come volete, e la True de Blondie Salad Crew, quindi sono le due società che fanno capo a Chiara Ferragni, all'interno della quale c'è anche la madre, quindi Monica Di Guardo. Tra l'altro pare che anche per la madre stiano per scattare avvisi di garanzia, quindi rinvii a giudizio, perché la madre sembra che sia essere il deus ex machina della situazione. Cosa voglio dire? È quella che praticamente gestisce queste attività di solidarietà, di beneficenza eccetera, false della figlia. È chiaro che anche il governo stesso, questo chiaramente creerà un precedente negativo per tutti quelli che hanno amato e che adesso credo che amino meno Chiara Ferragni stesso. Sta facendo una legge ad hoc per le truffe attraverso quindi la beneficenza, come quella che è successa per Chiara Ferragni e la Balocco, quindi chiamata con la stessa nel nome di Chiara Ferragni. La vogliono chiamare, governo Meloni, soprattutto Fratelli d'Italia, la vuole chiamare la legge Ferragni, quindi ha creato un precedente negativo eccetera. Io adesso mi chiedo questo: se per quanto riguarda la Balocco la Chiara Ferragni rischia dai 5 ai 12 anni e si acclara e si scopre, ecco, per essere un po' più semplice, si scopre che anche per quanto riguarda le uova di Pasqua, la bambola Trudy, le altre iniziative che ha fatto di beneficenza di cui magari oggi non se ne parla, ma sicuramente pare che abbia fatto una trentina di attività di beneficenza. Si parla di 30. Se per ogni capo di accusa dovesse prendere, facciamo il minimo, una media di 5 anni, quanti anni prenderà Chiara Ferragni di carcere? Mi chiedo, punto interrogativo. Parliamo di carcere, amici miei, parliamo di carcere. Questa rischia il carcere, non rischia, se la procura ha deciso di andare avanti, una delle 5, poi ci sono le altre 4, una ha deciso di andare avanti, Milano, poi ci sono le altre 4, mi sembra che ci sia Monza, Varese, non so, Parma mi sembra anche ci sia, vuol dire, quindi se vanno avanti, quindi quanti, cioè, che cosa succederà, che cosa scoppierà? Io chiedo al caro Maritino Fedez, che cosa dirai nei video per difendere la tua ex moglie, se tu, la tua moglie, scusami, dicevo ex perché se vai in galera comincerà a essere un po' ex, ma una battuta a parte, vuol dire, battute a parte. Come farai a difendere Chiara Ferragni dall'indifendibile? Se ormai, voglio dire, si sta procedendo, si sta andando avanti, le denunce, ripeto amici miei, sono 13 e non solamente riguardano la Balocco per la quale si sta già quindi agendo, si sta già andando avanti, quindi sono in mezzo sia la Balocco stesso, a quale è stata quindi fatta una multa da 1.400.000 euro, è lo stesso a Chiara Ferragni. E il problema di Chiara Ferragni è che ha combinato un casino, scusate il termine, quando è uscito in video, ha fatto quel video di scuse, dove praticamente diceva di donare 1.000.000 euro all'ospedale Santa Margherita di Torino e così via. Intanto faceva l'appello sulla multa che le aveva fatto l'antitrust. Quindi una contraddizione vera e propria.
che porterà sicuramente Chiara Ferragni alla condanna. È una bomba a orologeria. Ne parla tutto il mondo, amici miei. Di questo caso ne parla tutto il mondo. Proprio ieri sono andato a vedere i più importanti giornali online di tutto il mondo. È vero che parlano di Gaza, parlano della guerra fra Russia e Ucraina, eccetera. Ma, vuol dire, tra i titoli più importanti in tutti i giornali online del mondo c'è il caso Ferragni. Quindi è un caso social mondiale. Lei ha già perso in 15 giorni, 20 giorni, quasi 1 milione di euro, di follower. 1 milione di follower. È vero che ne ha ancora 28 milioni e passa 29 qualcosa, quindi aveva quasi raggiunto i 30 milioni di follower. Ma rimane il fatto che adesso i follower stanno tutti contro di lei. E lei che cosa fa? Cancella i commenti, oppure non permette ai follower, o meglio agli hater a questo punto, un tempo follower, oggi hater, di scrivere la propria sotto le foto di Chiara Ferragni, in quanto mette la foto, poi dopo un po' la toglie, oppure che fa? Cancella i commenti o non permette ai follower di scrivere quello che pensano. Quindi questo sicuramente è un disegno di comunicazione voluto dalla sua agenzia, che adesso sta difendendo la sua immagine, vale a dire l'agenzia Community. Quindi adesso sicuramente il consiglio che tutti gli daranno è quello di sparire dalla circolazione. È vero che ha tanti contratti in piedi, è vero che deve girare il mondo per guardare le sue società, i suoi brand, i suoi store, ma è anche vero che adesso più sei in vista, più sei attaccabile, perché qualsiasi cosa fai adesso si rigira contro. Infatti ha fatto quel video, no, in cui chiedeva scusa, diceva ho sbagliato una comunicazione bella. Adesso addirittura fa un'intervista in cui lei dice: collaboro con la giustizia, ho la coscienza a posto, quindi io sono una persona per bene, non ho voluto truffare nessuno, quindi farò tutto quello che mi dirà la magistratura, e quindi non cercherò. Intanto si è messo come difensori Iannagone e Bana. Basta andare a vedere le rette che prendono per rendersi conto di chi stiamo parlando. Quindi il problema è questo, che è serio, è molto serio, è come se si fosse aperto il vaso di Pandora, vale a dire adesso si andrà a ritroso, si parte dal balocco, che è l'ultimo con il Pink Christmas, quindi il Pandoro Pink Christmas, poi si andrà alle uova di Pasqua, poi la bambola Trudy e tutte le altre attività, che sono tante. Lei adesso ha un patrimonio di oltre 50 milioni di euro, quindi netto, soltanto le società che fanno capo a Chiara Ferragni hanno un patrimonio netto di 50 milioni di euro, senza, amici miei, scusatemi il termine, saper fare un cazzo. Non sa fare nulla, soltanto si mette delle foto, mette magari i brand, mette la borsetta Gucci, mette il vestito Versace, mette tutti i sponsor che sta perdendo, beve la Coca-Cola, eccetera, e questa prende un sacco di soldi, addirittura prende 95.000 euro a foto. Prende Chiara Ferragni 95.000 euro a foto, cifre folli. Ogni foto che lei mette per i suoi brand prende 95.000 euro. A lei basta una foto al giorno, rendetevi conto quanti soldi ha messo da parte Chiara Ferragni. In più ti permetti di fare la truffa aggravata per minorata difesa. Quindi tu vai a giocare sulla pelle dei bambini malati di cancro, del sarcoma di Ewing, uno dei più brutti che ci siano, e poi prendi in giro la gente dicendo che quei soldi andavano in beneficenza, quindi andavano per i bimbi, invece servivano per pagare te. E Pandoro cosa ha fatto? Fa un bonifico di 50.000 euro presso l'ospedale per coprire i danni fatti già da Chiara Ferragni. Quindi Chiara Ferragni, stai tranquilla, non paghi niente, abbiamo già dato noi 50.000 euro all'ospedale Santa Margherita. E quindi invece la gente comprava il Pandoro convinti che quelle 6 euro in più che andavano a spendere per il balocco andavano tutti in beneficenza.
furono venduti, immaginate, 350.000 pandori a 6 euro eccetera, quindi andiamo a circa 2 milioni e mezzo di euro, lei ne ha preso uno, quindi immaginate il fatturato che ha fatto il pandoro riguardo il Pink Christmas. Quindi possiamo parlare sino a domani mattina eccetera, è indifendibile, è indifendibile. Questo mio video sarà sicuramente come tanti altri che ne faranno eccetera. Certo è che nessuno credo che abbia parlato delle pene, quindi per cui si rischia fino a 12 anni di carcere, e nessuno aveva parlato di minorata difesa, a quanto vedo tutti parlano di truffa aggravata, ma c'è l'aggravante della minorata difesa. Amici miei, questo era il video di oggi, ne avevo, dovevo farne altri, avevo uno su Massimo Giletti, ne tenevo uno sui Maneskin, ne tenevo un altro, voglio dire, c'è tante cose su De Martino e la Marcuzzi, quindi avevo tanto altro, però questo sicuramente non volevo restare indietro, volevo essere al pari con le notizie che vengono pubblicate ogni giorno, e per me sembrava giusto quindi affrontare insieme a voi il Chiara Ferragni Gate, vuol dire il Pandoro Gate, il Balocco Gate, come si chiama. Quindi se vi è piaciuto il video, amici miei, come vedete, dietro c'ho le varie scenografie, quindi c'ho il video, c'ho, possiamo dire, il canale YouTube, quindi un bel segui per quanto riguarda i social, e iscrivetevi al canale YouTube Figlio Prodigo 65. E come dico sempre, credo di essere stata in buona compagnia, credo di essere stato in buona compagnia, a me lo siete sempre, quindi, e come dico sempre, amici miei, vi voglio bene, alla prossima.